tutti su Life Taste TV per una nuova puntata di 180 secondi di vino. Quest'oggi la cantina Sedilesu ci presenta il vino Eresia. Questo Canonau di Sardegna, rosato DOC, nel 2010 ha vinto il premio dell'Espresso come miglior rosato d'Italia. I vigneti, giovani di 15 anni, sono situati proprio alle porte del paese di Mamoiada. Sono vigneti di Canonau in purezza. Mamoiada è appunto il paese che è la capitale del Canonau in Sardegna. Andiamo a stappare. Iniziamo con la degustazione. Partiamo sempre dal colore, che in questo caso è un color ciliegia, molto brillante, molto luminoso. Facendo roteare il vino all'interno del calice vediamo come sia di un'ottima consistenza, un po' diciamo particolare per un rosato. Al naso la prima cosa che ci colpisce è un aroma di stalla, che generalmente ritroviamo nei Pinot Noir quando non hanno respirato ancora abbastanza. In questo vino diciamo che va svanendo, lasciando spazio a quelli che sono aromi di amarena, molta frutta. Il finale di terziario va sullo smalto, sull'etereo, però diciamo che questo complesso di profumi non disturbano assolutamente. Ora il gusto. La prima cosa che ci colpisce è il calore, quindi l'alcolicità di questo vino, che comunque sono 13,5 gradi, per cui per un rosato è già un valore abbastanza elevato. Allo stesso tempo c'è un'ottima sapidità. Ritroviamo non troviamo la freschezza che ci aspetteremo da un rosato. Infatti questo, più che appunto un rosato, ha le caratteristiche di un rosso, anche per la struttura che gli è stata data dal passaggio in barrique. Gli abbinamenti. Accompagna egregiamente un formaggio fresco oppure dei primi, però non troppo conditi. Un abbinamento che è molto di tendenza ultimamente è quello con la pizza. Ma il mio abbinamento personale è con un profumatissimo riso basmati saltato in padella con belga e radicchio trevisano. Anche per quest'oggi abbiamo finito. Vi aspetto alla prossima puntata di 180 secondi di vini, sempre su Life Taste TV. Un saluto da Federica. Ciao!